Mia hanno sporcato le scarpe di Versace da 500 euro. È questa la motivazione assurda che Luigi DM, un ragazzo di appena 17 anni, ha fornito agli inquirenti per giustificare l'omicidio di Santo Romano, 19 anni, giovane promessa del calcio, ucciso con un colpo di pistola al petto nella piazza centrale di San Sebastiano al Vesuvio, Napoli. Il minore è attualmente in carcere, accusato di omicidio aggravato, mentre un suo amico di 18 anni risulta indagato. L'omicidio di Santo Romano, ragazzo senza macchia, è avvenuto al culmine di una lite per motivi futili e irrazionali. Il giovane criminale, già con precedenti per reati legati alla droga, si è scagliato contro la vittima dopo che le sue scarpe nuove, firmate, erano state sporcate. Il presunto killer ha aggiunto che avrebbe fatto fuoco solo dopo essere stato circondato da Santo e dai suoi amici, in un tentativo di difendersi. Una versione che gli amici della vittima negano con fermezza. Fortunatamente c'è un testimone che ha assistito alla drammatica sequenza prima dell'omicidio. Il suo racconto conferma la violenza e la prepotenza del giovane che ha sparato. Un'ora prima del delitto, infatti, il 17enne aveva puntato la pistola alla gola di un altro ragazzo. Inoltre, un video, acquisito dagli inquirenti, documenta gli ultimi momenti di vita di Santo Romano. Nelle immagini si vede il 19enne avvicinarsi all'auto sulla quale si trovava il ragazzo che pochi minuti dopo lo avrebbe ucciso. Santo si allontana per poi tornare poco dopo accanto alla vettura, forse in cerca di un chiarimento. A quel punto sembra maneggiare qualcosa, ma viene colpito da un proiettile al petto e si accascia, morendo poco dopo. Il testimone ha riferito agli inquirenti che intorno alle 23 del 1 novembre, sempre nella piazza centrale di San Sebastiano, era stato attratto da un gruppo di ragazzi impegnati in una discussione. Uno di loro impugnava una pistola e l'aveva puntata al mento di un rivale. Secondo il testimone, il giovane armato sarebbe stato proprio il 17enne. Dopo quel momento di tensione, la situazione sembrava essersi placata con il ragazzo armato che aveva riposto la pistola nei calzoni. Ma si trattava solo di una calma apparente. Poco dopo, esplodeva un'altra lite, quella che sarebbe costata la vita al calciatore. Il motivo? La lite sarebbe scoppiata per una ragazzata. Il giovane assassino era furioso perché un amico di Santo gli aveva accidentalmente sporcato le scarpe. Gli amici della vittima hanno confermato che Santo cercava solo di fare da paciere. Dopo l'omicidio, il minore ha preso la smart del padre e, nonostante non avesse la patente, ha guidato comunque. Non sembrava minimamente turbato da quanto accaduto. Verso le 2 del mattino si è recato dalla madre per chiederle 20 euro, dicendo di voler mangiare una pizza. Poi ha trascorso del tempo a Chiaia, nel cuore della movida napoletana. Durante questa notte ha gettato la pistola e la SIM del suo telefono in un tombino. Il 2 novembre, alle 15:30, è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Barra di Napoli. Il giudice del Tribunale dei Minori, Anita Polito, ha convalidato il fermo, sottolineando che il 17enne ha mostrato una lucidità e una scaltrezza incompatibili con una presunta incapacità di intendere e di volere. Il suo avvocato, Luca Raviele, ha annunciato che chiederà una perizia psichiatrica, ricordando che il ragazzo era stato dichiarato seminfermo di mente alcuni mesi fa, dopo un'aggressione immotivata alla madre, che lo aveva anche denunciato. La madre di Santo, Mena De Maio, devastata dal dolore, ha reagito con rabbia e disperazione. Adesso non permettiamo che si faccia passare l'idea che chi ha ucciso mio figlio non fosse capace di intendere e di volere. Deve pagare fino all'ultimo per quello che ha fatto. Non aveva la patente ed era armato. Come si fa ad andare in giro con una pistola? Dov'era sua madre? Ha sparato con piena consapevolezza. Se aveva problemi psichici, sarebbe dovuto essere fermato prima. Se uccido qualcuno, devo pagare. Punto. Mio figlio non ha aggredito nessuno, né litigato con nessuno. Stava solo cercando di fare da paciere. È morto da eroe, per difendere un amico. Santo era il mio bambino, perché per una mamma i figli non crescono mai. Non so come farò adesso a vivere.
Queste le parole strazianti della madre di Santo Romano, che descrive suo figlio come un giovane che cercava solo di placare la violenza e che ha perso la vita in un gesto di difesa verso un amico. Dall'altro lato, l'avvocato di Luigi D.M. ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato discussioni. Forse qualcuno ha fatto il bullo perché ha visto un ragazzo mingherlino con problemi psichiatrici. Dopo il litigio per la scarpa, il mio assistito stava andando via. Romano ha lanciato una pietra, poi lui e gli amici hanno raggiunto il mio assistito. Lo hanno accerchiato e picchiato. Uno di loro ha perfino mostrato un coltello. A quel punto, il ragazzo ha reagito come non avrebbe dovuto. Ha voltato il viso e ha sparato nel vuoto, senza guardare. Questa versione non trova riscontro nei racconti degli amici di Santo, i quali, come il giudice, sottolineano la lucidità e l'organizzazione di Luigi D.M. Un giovane squilibrato si sarebbe comportato in modo così calcolato? Si sarebbe sbarazzato della pistola e della SIM del telefono per nascondere le prove? Anche i genitori di Luigi, in una lettera di scuse indirizzata alla famiglia di Santo, insistono sui problemi psichiatrici del figlio. Le loro parole sono piene di dolore. Chiediamo scusa, perdono, per ciò che ha fatto nostro figlio, per il terribile dolore che vi ha inflitto. Nostro figlio ha distrutto la vostra famiglia, ma anche la nostra. La nostra è una famiglia umile, normale, come tante. Nostro figlio è sempre stato curato e seguito, sin da piccolo, da una neuropsichiatra infantile. 2 anni fa è diventato ingestibile e subito abbiamo preso provvedimenti con i servizi sociali. Rifiutava medicinali e visite. Siamo sconvolti e distrutti. Chiediamo perdono da parte di nostro figlio. La madre della vittima, Mena De Maio, ha replicato con rabbia. Solo dopo che ha scontato la sua pena potrà riabilitarsi. Ma non avrà mai il mio perdono. Chi è davvero Luigi D.M.? Il giudice sembra non avere dubbi, evidenziando i precedenti penali del giovane e la sua contiguità con ambienti mafiosi, il che spiegherebbe anche il possesso della pistola. I social confermano le sue pericolose frequentazioni. In una foto, Luigi appare insieme a Emanuela Prea, figlio del boss Gennaro, e Francesco Pio Valda, un altro giovane coinvolto in un delitto. Valda, come Luigi, aveva reagito a un affronto per delle scarpe sporcate e aveva aperto il fuoco, uccidendo un uomo. Attualmente, Valda è sotto processo. Nel caso di Santo Romano, anche il contesto appare simile. Entrambi i presunti killer sostengono di aver sparato per legittima difesa. Il caso di Valda, infatti, ha suscitato scalpore anche durante l'udienza del 7 novembre, quando l'imputato ha dichiarato di aver sparato in aria, sentendosi accerchiato, e ha cercato di minimizzare l'intenzionalità del suo gesto. Francesco Emilio Borrelli, onorevole e da sempre impegnato a denunciare le problematiche nelle periferie di Napoli, ha preso posizione a fianco della famiglia di Santo, denunciando comportamenti inappropriati. Il legale dell'assassino parla di eccesso di legittima difesa, ma intanto, sui social, esultano gli amici del killer. Si tratta di comportamenti scorretti e irriguardosi verso la vittima e il dolore dei familiari. Non si speculi su questa vicenda, che è un dramma per tutta la comunità. Simona, fidanzata di Santo, è ancora sotto shock. La sera dell'omicidio era presente insieme a lui. Ha visto Santo morire sotto i suoi occhi.